All'Aquila, Palazzo dell'Emiciclo, nell'ambito di un incontro, è stata consegnata all'ambasciatore dell'Iraq, Zuhain Barzani, un'opera dal titolo «I martiri del Kurdistan», opera che poi sarà esposta al Museo di Erbil. Un'emozionante illustrazione dell'artista Nestore Bernardi, artista proveniente da una dinastia di pittori tosco-abruzzesi. Si tratta di olio su tela di grandi dimensioni, 6 metri per 2,5. L'opera che lei intende donare che cosa rappresenta, cosa raffigura? Raffigura i martiri del Kurdistan, le persone che sono state violentate e sepolte vive. E io sono stato invitato a inaugurare un sagrario in Kurdistan 10 anni fa e mi ha fatto molta emozione, quindi ho fatto una ricerca da tipo giornalista della pittura e ho deciso di donare quest'opera. Il lavoro dell'autore di Montereale è stato molto apprezzato dall'ambasciatore orientale. Il diplomatico ha deciso poi di destinare l'opera al Museo di Erbil, una città del Kurdistan iracheno. Certo, è molto importante perché quando ci sono delle tragedie come questo, ma quando sono amici in Italia, lontani così da questa terra e prendono cura del nostro popolo e pensano a noi, è una cosa molto importante, molto simbolica. Oggi del popolo iracheno che cosa possiamo dire? Finalmente la pace è tornata dopo invasioni, guerre. Grazie a Dio da 7 anni c'è la pace, la ricostruzione. Sono molti italiani che lavorano lì o che aiutano gli iracheni e che sono anche delle università, vedono il legame fra i nostri due popoli, le nostre due regioni. Il popolo abruzzese e il popolo curdo sono popoli di montagna, quindi si amano e si capiscono.